colloquio privato in qualcosa che riguarda tutti. Per questo ci sono stati degli avanzamenti. Allora, il Comune si è preso un impegno politico molto serio. E infatti lo stanno attaccando. Ok, allora su questo impegno politico noi ci hanno chiesto una fiducia, la diamo, però se il primo segnale è un segnale di sfiducia, questo ci lascia un po' perplessi. Comunque, per rispondere al punto a cui siamo nella trattativa, siamo a una lettera di intenti in questo momento, lo dice la parola stessa, sono delle intenzioni, sono delle parole. È unilaterale soltanto da parte del Teatro di Roma. Noi abbiamo bisogno di confrontarci sulle pratiche, così come abbiamo fatto in questi 3 anni. Noi queste parole, questi principi di cui stiamo parlando anche in questi giorni, dobbiamo cominciare a vederlo, come poi li decliniamo nell'effettiva gestione di questo luogo, come poi nasce effettivamente la collaborazione tra queste istituzioni, come quella nuova istituzione informale che abbiamo creato riesce a mantenere il suo stato di libertà, il suo stato di informalità e non viene schiacciata dall'incontro con un'istituzione per l'appunto formale. Questa è la nostra sfida ed è verso questa che andiamo. E rispetto a questa purtroppo non... Ok, tornato. E rispetto a questo siamo effettivamente indietro, è vero, abbiamo bisogno di molto più tempo per costruire un piano pratico, reale, di confronto e arrivare poi effettivamente alla convenzione che allora a quel punto chiuderà questa trattativa. Non siamo ancora a quel punto. Oggi dovrebbero arrivare dei segnali anche concreti su questo passaggio che abbiamo fatto. Quindi, primo, sulla questione della luce che ha cambiato completamente lo stato delle cose questa mattina, nonostante ciò noi stiamo mantenendo quello che abbiamo detto in questi giorni. Devono arrivare dei segnali chiari sul calendario di condivisione. C'è una proposta sulle chiavi, un gesto simbolico ma anche molto significativo.